saremo tutti più poveri, come faremo a fargli fare dei profitti? La risposta è questa. La risposta è questa, si chiama in termini tecnici economici, e loro la sanno da tanto tempo, captive demand. Che cosa fanno? Ti impoveriscono, va bene? E quindi tu lavori per poco, e quindi c'è questa cosa per cui il lavoro viene pagato pochissimo, per carietà, non si devono occupare di te, del tuo benessere, di niente, ok? E guadagnano con le esportazioni. Intanto però loro si comprano i servizi essenziali alla cittadinanza, la sanità, l'acqua, la luce, i trasporti, l'anagrafe, tutto, i servizi funerari, si compreranno tutto. Tutto questo è già previsto, verrà venduto tutto, è previsto dai negoziati GATS, Organizzazione Mondiale del Commercio. Se ne stanno già comprando. Il PD è il partito in Italia più in avanti, più avanzato nella privatizzazione della sanità. Lavorano a livello europeo, nelle lobby europee, realmente lavorano nelle lobby europee per la privatizzazione della sanità. Quando avranno acquisito questi servizi essenziali, d'accordo? E voi sarete tutti più poveri. Loro faranno profitti spaventosi, perché voi senza l'acqua non potete vivere, senza i treni non potete stare, senza la sanità non ci potete stare, senza il pannolone per gli anziani incontinenti non potete rimanere, senza fare la carta di identità non potete stare, senza seppellire chi vi muore in casa non potete fare, siete prigionieri. Captive demand vuol dire la richiesta prigioniera, cioè il cittadino diventa prigioniero di una richiesta che deve soddisfare e per cui starà senza mangiare, starà senza fare le vacanze, non comprerà più le lenti a contatto, però l'acqua la deve pagare, il gas la deve pagare, la nonna che muore la deve seppellire, l'operazione al fegato la deve fare, eccetera. Ok? Questo fanno. E io durante questa mia ricerca ho chiesto a uno di questi economisti americani, dico, ma accidenti, questa è una cosa sconcertante, ma c'è un riscontro di questo a livello internazionale? Io mi ho detto, chi è l'uomo più ricco del mondo? Chi è oggi l'uomo più ricco del mondo? Non è Bill Gates, è andato al secondo posto. Si chiama Carlos Slim. Carlos Slim è un messicano. E sapete cosa fa Carlos Slim? Perché è l'uomo più ricco del mondo? Perché ha tutta la telecomunicazione del Messico nelle sue mani. Ha fatto quello che ha fatto, che sta facendo De Benedetti, che sta facendo delle tolle in Italia. Si è comprato un servizio essenziale. I messicani devono telefonare, non possono non telefonare. Saranno dei poveracci, è un paese di poveri, ma lui è l'uomo più ricco del mondo, guarda caso. Questo ci stanno facendo, questo vi aspetta.